domanda diritto, iniziamo tutti così. Il campionato straordinario, qual è stata la vostra emozione nel viverlo proprio giornalmente, settimanalmente, fino ad arrivare al gol del liberatorio di Cinzia? Beh, di tanta sofferenza, perché è stato un anno di tanta sofferenza, però penso che le emozioni che abbiamo provato a Carrara ci hanno ripagato di tutte queste sofferenze che abbiamo subito e sentito durante l'anno, quindi siamo felicissimi per questa salvezza che per qualcuno può sembrare poco, ma per noi la città d'Arezzo significa veramente tanto. Qual è stato il momento più bello, la soddisfazione più grande? Il momento più bello quando abbiamo saputo in campo che il Siena stava vincendo col Prato. Lì ha fatto scattare una scintilla dentro di noi che ci ha permesso poi di realizzare il gol e il fischio finale dell'arbitro. Quello penso sia un'emozione e un ricordo importante. La gara col Siena, a un certo punto avete cambiato modo di stare in campo, il Siena era proprio rimasto in difficoltà per almeno 10 punti. Sì, noi quest'anno abbiamo cambiato diverse volte il sistema di gioco, e anche se magari non eravamo giocatori propensi a fare determinati ruoli, siamo riusciti sempre a tamponare tutte le difficoltà e le fatiche che comunque ci sono state. E io penso che c'è da fare soltanto dei complimenti a un gruppo veramente fantastico. A questo punto è giusto festeggiare, Frank, è giusto pensare al futuro, ma li troveremo in Amaranto. Sì, io ho un altro anno di contratto con l'Arezzo, io voglio restare qui con l'Arezzo e quindi poi vedremo, perché con la società nuova, come sto dicendo, bisogna anche vedere le loro intenzioni, sì. Però sì, è giusto festeggiare. E festeggiare tanto, perché stiamo festeggiando tanto, ma è giusto, perché ne abbiamo passate troppe, ci godiamo questi momenti e è successo di tutto e di più, quindi godiamoci questo momento e poi ci godiamo le vacanze e poi si ritornerà ad attaccare la festa.